Sauro Cesetti, ridi perché caspita, avevi finito da campione del mondo col VSK, adesso da campione del VSK e adesso ti ritrovi, non del mondo, e ti ritrovi di nuovo davanti a tutti con una gara che francamente sembrava un po' la gara del gatto col topo, perché Cocco ti stava dietro, ma non ce l'ha fatta a superarti. Quindi un qualcosa di programmato oppure hai tirato fuori quel qualcosa che non c'era di più negli ultimi giri? No, all'inizio ho visto che comunque sia era difficile, ho cercato di staccarmi subito per poter respirare poi dopo. Mm-hmm. Poi dopo invece alla fine ho visto che non riuscivo a staccarmi perché avevo Grumman comunque, che lui era molto veloce e mi rompeva un po' le scatole, e io ho risparmiato le gomme fino a che ho potuto. A 5 giri della fine ho tirato fuori quello che potevo, tutto quello che avevo, perché sapevo che Cocò comunque era lì e non mi faceva respirare. Abbiamo ottenuto un remake di Marienburg e invece avete fatto i bravi, quindi siete stati, ho visto anche dei ringraziamenti, un bel momento anche di sport, diciamo così. No, bellissimo, davvero, da entrambi siamo stati corretti tutti e due, perciò lui è stato bravissimo e vabbè, io ce l'ho messa tutta, mi è andata bene. E questi giovincelli, Grumman soprattutto, che giudizio dai? Dagli un voto in pagella. No, sono bravi, perciò vorrei dire che loro sono più che sufficienti. Un bel set se lo meritano tutto, perché loro la grinta ce la mettono tutta, solo che delle volte la troppa grinta porta anche a non ragionare per la gara, che potresti anche buttarti fuori, toccarti oppure rovinare le gomme, come comunque su una gara come questa, 32 giri che non avevo fatto neanche io, perciò esperienza io non l'avevo neanche io su questi, certo, su questi lunghi round. Perciò alla fine bene per il telaio nuovo, nuova evoluzione, motori nuovi, la Yami hanno lavorato tantissimo, Birel uguale. Attenti ai Rossi e attenti a Cesetti quindi quest'anno. Beh, per forza.